Buongiorno a tutti, innanzitutto buona Pasqua e buona Pasquetta. Siamo contenti che avete scelto il ristorante Glauco anche a casa vostra. Andiamo a vedere un po' il pacco che conterrà. Ecco il contenuto del nostro pacchetto. Chi avrà scelto il vino troverà anche il vino, una piccola sorpresa da parte nostra. E poi qua troviamo l'antipasto, il primo e il secondo. Andiamo subito a vedere come fare, è semplicissimo. Partiamo dall'antipasto. Andiamo a aprire la nostra scatoletta e troveremo salmone marinato agli agrumi, un'insalata di finocchi e asparagi e della cipolla rossa caramellata e una pippettina con dentro dell'olio che andremo a mettere alla fine. Andiamo subito a schiattare. Prendiamo la nostra insalata, andiamo a metterla nel centro, con i nostri asparagi e andiamo a prendere le fettine di salmone, semplicissimo, eh? La nostra cipollina la mettiamo sopra, in cima, pippettina dell'olio e voilà. Ed ora il primo. Allora, il primo abbiamo paccheri con una crema di broccoli, alici e vongole. Andiamo a scaldarli in padella con un pochettino d'acqua, eh? L'acqua del lavandino va benissimo, mettiamo in padella. Prendiamo la ricettina che abbiamo qua e andiamo a mettere i nostri paccheri in padella con tutta la crema. Andiamo a scaldarlo per circa un minuto, giusto il tempo di scaldare i nostri paccheri. Vedete, i nostri paccheri sono pronti. Adesso andiamo a mettere anche la nostra ricettina, un po' di decorazione, e la andiamo a far scaldare. E andiamo subito a impiattare. Troverete un sacchetto sottovuoto dove troverete la granella di noci e la nostra crema di stracciatella. Andiamo a aprirle con delle forbici, andiamo a mettere la nostra granella in un contenitore e invece la stracciatella andremo a creare un angolino per andare poi a metterla sopra, però dopo. Qui passiamo all'impiattamento del nostro pacchero. Andiamo a mettere tutta la crema e la nostra alicetta di decorazione. Poi andiamo a chiudere con la granella di noci e come vi dicevo prima andiamo a creare una puntina, vedete, uno spazzettino dove andremo a versare la nostra crema di stracciatella. Passiamo al secondo. Abbiamo una ricciola scottata nel burro al profumo di rosmarino con cavolfiori, patata e cime di rapa scottate. Allora, se avete il forno, basta metterlo 2 minuti in forno ed è pronto a 180 gradi, 2 minuti, e lo lasciate andare tranquillamente. Se invece non avete un forno, possiamo farlo in padella mettendo un pochettino d'acqua e a fiamma bassa lo andiamo a scaldare mettendo un coperchio. 2 minuti andiamo a impiattarlo semplicemente con le nostre verdure saltate, andiamo a metterle alla base del piatto e andiamo a mettere sopra la nostra ricciola scottata al burro al profumo di rosmarino. E per ultimo andiamo a prendere il nostro dolce e lo andremo a mettere nel piatto. Non dimenticatevi anche la sorpresa. Buona Pasqua, buona Pasquetta e grazie ancora. Alla prossima.